Buonasera siciliani e siciliane e ben ritrovati al TG Antudo. È finalmente arrivato il 25 dicembre, uno dei giorni più sentiti dell'anno, il Natale. Quest'anno ne abbiamo passate davvero tante. Una pandemia improvvisa e imprevedibile si è diffusa in tutto il mondo, stravolgendo le vite di tutti noi. Abbiamo dovuto cambiare le nostre abitudini, fare tanti sacrifici, affidarci con tutte le forze al senso di responsabilità nostro e degli altri. Abbiamo visto ammalarsi e, nei casi più estremi, perdere la vita di parenti, amici, semplici conoscenti o sconosciuti ai quali ci siamo stretti in un dolore collettivo. Si è abbattuta su di noi una crisi economica dalla quale non vediamo ancora vie d'uscita. Molti di noi hanno perso il lavoro, chiuso la propria attività, altri sono riusciti a mantenere la propria occupazione, ma dovendo affrontare grosse difficoltà. C'è poi chi un lavoro non lo aveva neanche prima. In Sicilia parliamo davvero di una grossa fetta della popolazione. Ci sono pure i giovani, gli studenti, i bambini, che più di tutti hanno sofferto la sospensione forzata della socialità, che in poco tempo si sono dovuti adeguare alla didattica a distanza e a nuove forme di lavoro, come lo smart working. La diffusione del virus ha messo a dura prova la nostra resistenza, ma abbiamo dimostrato tanto coraggio e tanta responsabilità. Ci ha uniti anche a distanza un forte senso di comunità, ci siamo sostenuti gli uni con gli altri con continui gesti di solidarietà e mutualismo. E così, fra tante vicissitudini, è arrivato il Natale. Ci auguriamo che sia per tutti e tutte un giorno di serenità e, per quanto possibile, di gioia. Il nostro pensiero va a chi è costretto in un letto di ospedale, a chi in questi mesi ha perso i propri cari, a chi sta affrontando difficoltà inimmaginabili. Va agli infermieri e ai dottori che hanno messo a rischio la propria vita e continuano a farlo per salvaguardare quella di tutti noi. Ai riders, che sono divenuti fondamentali nei giorni di lockdown, indispensabili per chi non può uscire di casa, ma che svolgono il proprio lavoro privi di garanzie e spesso con paghe misere. Va a tutti gli emigrati che si trovano in una parte del mondo che non è casa. Quelli che non sono riusciti a tornare in Sicilia per passare il Natale insieme alla propria famiglia. Va ai detenuti, costretti in una cella, in carceri sovraffollate e prive di dispositivi di igiene adeguati. Loro, da festeggiare, hanno ben poco. Va a tutte le famiglie siciliane che non passano il Natale tra agi e privilegi, ma combattono ogni giorno per sopravvivere e condurre una vita degna di essere chiamata tale. Io con questo chiudo l'edizione di oggi e vi do appuntamento a domani, sempre alle 19, e in replica alle 20 e alle 21:45 su TVM, ai canali 18 e 623 del Digitale Terrestre. Auguro a tutti un buon Natale dalla redazione di Antudo.info.